legali che si chiamano. Tra pochi giorni si vota Cerveti per il rinnovo del Consiglio Comunale. Abbiamo ascoltato Pio De Angelis. Il centro storico c'è una politica scellerata che fanno con la complicità sicuramente dell'amministrazione comunale. Non si riesce a capire perché finanziamenti, contributi che servono per valorizzare lo stesso piano particolarizzato del centro storico è rimasta sempre cosa morta. Vengono dei sospetti, forse c'è qualcuno che vuole che via via questo centro storico muoia affinché poi attraverso il tribunale dell'esecuzione o abbassando i prezzi riesce a diventare padrone del vecchio feudo del centro storico, perché altrimenti non si capisce. Da anni non si riesce a mettere a punto alcune situazioni, si parla di isola pedonale, ma per fare l'isola pedonale bisogna che crei una serie di attività che valorizzano, perché la gente, è vero, parcheggia fuori, può salire dall'esterno, dalla circonvallazione, va su, ma deve trovare qualcosa. Quando parliamo di zona artigianale, parliamo della vendita di prodotti tipici, ma lì dobbiamo valorizzare quello che sono le varie attività all'interno del centro storico. Dobbiamo aprire tutta una... Io conosco Pio da tanti anni, condivido le sue idee anche perché sono le mie e quindi ho deciso di dargli una mano. Anche se io vivo alla Dispoli, però la realtà di Cerveteri e alla Dispoli si equivalgono. Poi spero sempre che la Dispoli e Cerveteri diventa un polo unico e quindi se va bene ne avrò vantaggio anch'io. Quindi Pio secondo me è l'uomo giusto per fare alcune cose perché del territorio, ama il suo territorio e quello che chiede poi sono le cose che chiedono tutti, chiedono lavoro, chiedono tranquillità e pulizia, sono le tre cose basilari perché un paese vada un po' meglio.